Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un bel like al video. Allora, le notizie sono diciamo un paio, anche perché tutte le altre si collegano a una sola notizia per adesso, ovvero Brozovic. Ho fatto un video, ragazzi, era già tutto perfetto. C'è stato un dietrofront. Ho fatto il video dove appunto Brozovic era un nuovo giocatore dell'Al-Nasr perché comunque la società aveva accettato l'offerta dell'Al-Nasr, ovvero 23 milioni. Brozovic aveva accettato l'offerta di 20 milioni l'anno, quindi comunque mancavano solamente le ufficialità, ma già Brozovic era un calciatore dell'Al-Nasr. Ma è vero. Perché? Ora ve lo spiego. Praticamente si dice che sia arrivata un'offerta dell'Inter da parte del Barcellona. Qual è il problema? Cioè, i problemi sono tanti. Partiamo dal primo. Il Barcellona offre 17-18 milioni. L'Al-Nassr già aveva chiuso con l'Inter a 23. Quindi l'Inter sotto i 23 non accetta. Il Barcellona non si sa se comunque si spinge a cifre più alte, visto comunque che anche lei ha problemi economici. Ora, qual è il fatto? Brozovic cos'è che ha detto? Vedendo anche l'offerta del Barcellona, cioè, se io devo smettere di giocare a livello professionale, cioè a livello proprio europeo, perché stiamo parlando ragazzi chi va in Arabia smette praticamente di giocare ad alti livelli. Se vado in Arabia, non voglio più i 20 milioni che avevamo pattuito, ma ne voglio 30. Per adesso non ci sono risvolti positivi. Cioè, nel senso, se fermi sempre su questa base di 20 milioni, l'Al-Nassr alzerà l'offerta, non alzerà l'offerta, non lo so. Quindi i scenari sono tre. L'Al-Nassr potrebbe alzare l'offerta e quindi Brozovic va in Arabia. Potrebbe alzare l'offerta il Barcellona, e se il Barcellona alza l'offerta a 23 milioni così, Brozovic se ne va al Barcellona, oppure potrebbe anche rimanere all'Inter, ragazzi. Perché non sono sicuro, sinceramente, non sono così sicuro che l'Al-Nassr alzi l'offerta a 30 milioni e che il Barcellona alzi l'offerta dei 17 milioni del cartellino fino ai 23. Quindi c'è anche la probabilità che Brozovic rimanga all'Inter. Non mi dispiacerebbe, ripeto, questo sicuramente no. Perché, ripeto, Brozovic è un ottimo centrocampista e quindi, sinceramente, averlo in squadra mi piace, cioè sono felice. Però qual è il problema? Che attraverso la sua cessione e poi anche quella di Onana, però già comunque vendendo Brozovic qualcosa la puoi fare, diciamo che non vendendo Brozovic tutto il tuo calciomercato per adesso va in stallo. Perché? Perché comunque tu devi andare a fare un altro anno di prestito a Lukaku. Quindi comunque vendendo Brozovic già comunque anche dal punto di vista del monte ingaggi ti vai ad alleggerire. Tu dovresti quindi andare a fare un altro prestito di anno a Lukaku, sapendo che l'anno prossimo lo devi sicuro pagare, perché il Chelsea ha detto: noi facciamo un altro anno di prestito se questo prestito è un obbligo di riscatto. Quindi finisce il prossimo campionato, l'Inter deve dare 30 milioni, si dice, perché le cifre sono intorno, sono comunque quelle, al Chelsea. Frattesi, comunque l'Inter è quella più avanti, Chelsea del giocatore, Chelsea della società. Ma se non ti entrano dei soldi, l'Inter non può spendere. Nonostante abbia fatto bene in Champions, abbia vinto Coppa e la, eppure, ragazzi, ci sono sempre i stessi problemi economici. Quindi sappiamo bene che se non vendiamo, non compriamo. Quindi, Brozovic va adesso in stallo. Quindi, ripeto, blocca tutto il nostro calciomercato. Onana si aspetta questa offerta dal Manchester United, che si dice dovrebbe arrivare questa settimana, intorno ai 50-60 milioni. Vedremo se sarà così. Già ci sono i sostituti, perché praticamente prima si parlava di Mamardashvili, Sommer, poi si è fatto il nome di Lloris, un bel po' di nomi, poi bisognerà vedere. Sinceramente, se io dovessi scegliere, mi prendo un giovane, mi prendo Mamardashvili, e non vado su Sommer, Lloris, che sono ottimi portieri, ma sono comunque anche loro verso la parabola discendente. Quindi, ci aspettano aggiornamenti. Vediamo Brozovic, quello che fa, perché ragazzi, se si dovrà chiudere, si chiuderà nei prossimi giorni. Vedremo se l'Al-Nassr alzerà l'offerta di contratto a Brozovic, quindi da 20 ai 30. Vediamo se il Barcellona si spingerà oltre ai 17 milioni. In caso contrario, potrebbe rimanere Brozovic all'Inter, perché queste sono le due squadre interessate al giocatore, altre offerte non ne vedo. Vedremo anche quello che farà Onana, perché ripeto, ragazzi, queste due trattative sono quelle che sbloccheranno appunto Lukaku, sbloccheranno Frattesi. E poi beh, si vedrà, ragazzi, poi si vedrà. Gli acquisti per adesso ne abbiamo fatti due, tra cui appunto Thuram, che già ha svolto le visite mediche, quindi è a tutti gli effetti un calciatore dell'Inter, si aspetta solo l'ufficialità,
Vedremo, ragazzi. Vedremo gli aggiornamenti che ci saranno durante questi giorni. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti se secondo voi Brodin ci andrà all'Alser, si andrà al Barcellona o seppure rimarrà all'Inter. Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like al video, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi!